ha prima aumentato il prezzo raccomandato della benzina 0,4 centesimi, quello di diesel 0,5 centesimi più un centesimo sul solo diesel invece per Total Erg. Questo emerge dal monitoraggio di quotidiano energia.it in un campione di stazioni di servizio rappresentativo della situazione nazionale per una rubrica proprio sul check-up dei prezzi. Conseguentemente crescono anche alcuni prezzi praticati sul territorio e nello stesso tempo crescono i prezzi per trasporti e per vacanze. Di questi aumenti, di quello che sta succedendo, ma soprattutto del panorama che si può profilare da qui a breve, noi ne parliamo con l'onorevole Marco Marsilio del Popolo della Libertà. Buonasera onorevole. Buonasera a voi. Buonasera e benvenuto qui su Radio Yes. Intanto è in corso già uno sciopero da parte di alcune compagnie, mentre per il 27 e per il 28 si prevedono due giornate abbastanza nere per tutta l'Italia, con uno sciopero da parte dei distributori che coinvolgerà quasi la totalità dei benzinai. Quale panorama, insomma, dobbiamo attendere come cittadini, come fruitori di questi servizi? Noi abbiamo inserito in questa manovra anche un intervento, diciamo, per completare il processo di razionalizzazione e ottimizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti, perché una componente che pesa molto sul prezzo della benzina è anche questa rete di distribuzione che non è, diciamo, efficiente e razionale dal punto di vista economico. Quindi questo intervento serve anche a fare in modo che questa rete di distribuzione possa contenere i costi. Dopodiché l'aumento previsto delle accise non colpisce comunque il trasporto pubblico locale e il trasporto merci, quindi non ha effetti diretti sull'incremento, per dire, del costo con cui gli alimenti vengono distribuiti nei mercati o su quello che si paga di autobus e di aziende di trasporto pubblico, perché tutto questo aumento viene, diciamo, direttamente rimborsato, tutta il maggior onere, la maggiore spesa che viene sostenuta viene direttamente rimborsata. Certo, l'aumento delle accise ha un evidente ed immediato effetto di incremento del costo finale del carburante che pagano tutti i cittadini, ma il quadro che dobbiamo rappresentare è un sacrificio che sappiamo esistere e pesare. Ma quando abbiamo di fronte un'ondata speculativa che in giro di 2-3 giorni ha bruciato almeno 10 miliardi di risorse con l'aumento dello spread e quindi del costo del nostro debito pubblico, inevitabilmente bisogna individuare una serie di soluzioni, una serie di tagli, una serie di interventi di reperimento delle risorse che non possono non danneggiare, non si può non colpire, diciamo, sui grandi numeri, perché se dobbiamo raccogliere una piccola cifra possiamo andare selettivamente a colpire i grandi patrimoni, i grandi redditi, le sacche di inefficienza, di spreco. Insieme a tutto questo, che pure avviene, ovviamente nella manovra ci sono tutta una serie di queste misure, a cominciare dai tagli ai ministeri, dai tagli ai costi della politica. Tutte queste misure esistono, ma quando si devono mettere insieme nel giro di 4 anni 70 miliardi di euro, cioè l'equivalente di circa 130 mila miliardi di lire dell'epoca, inevitabilmente dobbiamo ragionare sui grandi numeri, perché se ci limitassimo solo alle misure, appunto, più popolari e più digeribili, staremmo parlando comunque di piccole cifre. E di una manovra differente, soprattutto. Di una manovra differente, ma soprattutto di una manovra dagli esiti disastrosi, cioè. Perché se noi oggi fossimo come il medico che non ha il coraggio di usare i bisturi, la ferita va in cancrena e ci potremmo ritrovare nel giro di pochissimo tempo con l'Italia sull'orlo del fallimento. Quanto è concreta l'ipotesi o comunque la possibilità che l'Italia risenta della crisi che sta investendo la Grecia, il Portogallo, insomma, e anche altri stati? Allo stato attuale di cose, cioè con il varo di questa manovra? Con il varo di questa manovra io penso che noi abbiamo puntellato in maniera molto seria e molto decisa le nostre finanze. Lo abbiamo già fatto in questi 3 anni, perché è universalmente riconosciuto, persino dall'opposizione, ma insomma senza parlare dell'opposizione, da tutti gli osservatori neutri e internazionali,
che l'Italia ha condotto in questi 3 anni una ottima politica di rigore nel bilancio pubblico, di tenuta di conti in ordine. Tuttavia questo non è sufficiente, perché quando la speculazione si abbatte contro un obiettivo è difficile, anche nonostante non ci siano i fondamentali economici, perché l'Italia debba avere, ad esempio, debba aver subito adesso 300 punti di differenziale con il Bund tedesco, perché l'economia italiana è comunque solida, siamo poco esposti, le nostre banche, i nostri istituti sono poco esposti, ad esempio con il debito greco, ci sono banche e istituti di altre nazioni che sono molto più esposte, e nazioni più solide e più fuori delle nostre, come anche fuori dall'Europa, come gli Stati Uniti, rischiano letteralmente il default, cioè proprio il fallimento dello Stato. Uno Stato americano, Minnesota, ha già fallito, ha chiuso gli uffici pubblici e mandato a casa 24.000 persone. Parliamo appunto di realtà che sono senz'altro più grandi rispetto all'Italia. Solitamente si pensa più solide, invece l'Italia, anche se l'Italia ha questo grave deficit di un debito pubblico accumulato tra gli anni 80 e 90 in particolare, che è la sua vera palla al piede, perché noi, se non avessimo questo enorme, avessimo come gli altri paesi, grandi paesi europei, un debito pubblico che è più o meno la metà di quello che abbiamo noi, vuol dire che anche pagheremmo la metà degli interessi, sono decine di miliardi l'anno in meno che dobbiamo pagare di interessi e che avremmo potuto utilizzare per abbassare le tasse, per rilanciare lo sviluppo, la crescita economica e così via. Noi purtroppo abbiamo poca leva disponibile a causa di questo, è come se fossimo una famiglia con un enorme mutuo sulle spalle, e quindi quando hai pagato il mutuo a fine mese rimane poca roba per poter fare altro tipo di investimenti, per poter fare altre attività. L'Italia è in questa condizione, purtroppo è una eredità che i nostri padri ci hanno lasciato. Noi quello che stiamo cercando di fare è evitare che anche i nostri figli continueranno a pagare questi debiti, e quindi abbiamo impostato una manovra rigorosissima che prevede dal 2014 in poi il pareggio di bilancio, cioè non accumuliamo altri debiti, dobbiamo spendere quello che riusciamo a raccogliere, tante sono le entrate, tante devono essere le uscite, e nel frattempo con il rimborso progressivo del debito pregresso cercare di abbassare questa percentuale enorme che ci grava sulle spalle e liberare quindi delle risorse per il prossimo futuro. Questo non si fa senza sacrifici, perché soprattutto rispetto al tenore di vita e alle spese che siamo stati abituati a sostenere nei decenni passati, che erano sproporzionate al nostro reale reddito, quindi bisogna anche cambiare magari stili e abitudini di vita e soprattutto anche l'approccio con le finanze pubbliche, che per troppo tempo sono state considerate una vacca da mungere. Bisogna avere un diverso rispetto per i soldi di tutti, quindi utilizzarli bene, tassare il giusto, certo. Faremo anche questo, la delega per riforma fiscale è pronta, e quindi cercheremo da questo punto di vista, alla fine, entro la fine della legislatura, di aver completato questo circuito di riordino delle finanze pubbliche e un nuovo patto tra i cittadini e lo Stato. Ecco, lo Stato, che è lo stato attuale di cose, mi passa il gioco di parole, sembra essere coeso in questa missione, nonostante poi le varie dichiarazioni che abbiamo ascoltato nella giornata di oggi al Senato, insomma, anche da parte dell'opposizione. In ogni caso, sul tema della manovra, il sì arriverà per mano della maggioranza, ma comunque sembra essere una manovra tutto sommato condivisa, per il fine, diciamo, perlomeno. No, nel merito l'opposizione continua ad esprimere tutte le sue critiche, la disponibilità c'è stata nel fatto che le ha espresse senza tattiche ostruzionistiche, quindi ha detto quello che doveva dire in un giorno invece che in un mese, e perché appunto l'Italia era stata investita da un'ondata speculativa pesante, quindi c'è stato il senso di responsabilità di evitare che magari la normale dialettica parlamentare potesse essere lo strumento attraverso il quale ci ritrovassimo a bruciare la nostra economia, le nostre imprese, le nostre azioni nelle borse,
certo. In questa maniera scellerata, quindi abbiamo apprezzato questa disponibilità. Ciò non toglie che le ricette che propone il centrosinistra sono, a nostro avviso, continuano ad essere disastrose, e sarebbero state disastrose perché fino a ieri hanno continuato a dire che il nostro difetto era che non spendevamo soldi per stimolare la crescita, quando il problema vero è probabilmente l'esatto contrario, che continuiamo a spendere troppo e a spendere bene. E quindi Ecco. noi stiamo intervenendo sotto questo profilo. Bene, è chiaro. Onorevole, noi la ringraziamo molto della sua disponibilità, del suo intervento qui questa sera. Poi continueremo a seguire la vicenda, ovviamente, continueremo a seguire anche gli esiti della manovra sui vari mercati. Intanto la ringraziamo e le auguriamo un buon lavoro. Grazie a voi. Grazie all'onorevole Marco Marsilio del Popolo della Libertà. Noi siamo giunti in prossimità della pausa e dunque ci fermiamo qualche istante. Radio Yes, la radio della città di Roma.